Ecco qua. Allora, grazie di essere venuti. Do innanzitutto la, prima di presentare i partecipanti alla tavola rotonda, do la parola al rettore, professoressa Tina Moccia, per un saluto. Buonasera a tutti e soprattutto un grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Sto ritrovando e sto riscoprendo ex alunni, essendo ormai una veterana, sono 34 anni che lavoro in questo istituto e da un anno rettore. Però è veramente con gioia e anche con emozione che rivedo tanti visi e tante persone che si sono formate. E naturalmente non voglio in questo momento togliere spazio a quello che è uno dei primi appuntamenti che l'Associazione Ex Alunni ha preparato per quest'anno in corso. E allora do subito la parola al dottor Franco Roberti in modo che possa non solo presentare gli ospiti ma indicarvi anche quello che sarà il programma loro. Grazie, buonasera a tutti. Inizieremo i gelati, va bene. Funziona? Si spegne il gelato. Prima di passare al tema dell'incontro di oggi, devo fare alcune comunicazioni di servizio che riguardano l'attività del caffè letterario dell'Istituto Pontano e dell'Associazione Ex Alunni. Il 23 novembre, quindi tra pochi giorni, ci sarà la cena sociale di inaugurazione del caffè letterario. Chi intenda prenotarsi, partecipare alla cena, può farlo presso l'economato dell'istituto. Quindi ricordiamoci, 23 novembre, cena sociale, alle ore 20. Poi, secondo appuntamento, per noi molto importante quanto questo di oggi, sarà il 7 dicembre. 7 dicembre parleremo del Cardinale Martini e ne parleremo con il padre Bartolomeo Sorge e con il teologo Vito Mancuso. Inviteremo anche il Cardinale Crescenzio Sepe, sperando che possa essere presente se non impegnato altrove. E sarà l'occasione per ricordare la figura, il pensiero del Cardinale Martini. Il tema precisamente è questo: i lontani, l'esperienza pastorale del Cardinale Martini alla luce del Vaticano II. Quindi segnate in agenda, 7 dicembre, ore 18:30, si parla del Cardinale Martini. Detto ciò, passiamo al tema di oggi: uno sviluppo sostenibile per il Mezzogiorno, imprese, formazione e pubblica amministrazione. Abbiamo voluto, noi ex alunni, voluto fortemente organizzare questo incontro, anche magari non fermandoci davanti a qualche difficoltà che abbiamo incontrato, perché credevamo, crediamo, che sia un tema cruciale per il nostro Mezzogiorno, per il nostro Paese, perché non si può parlare del Mezzogiorno se non parlando dell'intero Paese, secondo noi, per i nostri giovani, per tutti. E abbiamo invitato a parlarne tre ex alunni. Sono, vi cito nell'ordine nel quale vi inviterò poi a intervenire: il dottor Riccardo Maria Monti, presidente dell'Agenzia Istituto Commercio Estero, il dottor Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, e il professor Mario Mustilli, prorettore della Seconda Università di Napoli. E poi qui con noi il dottor Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli, ci fa molto piacere la sua presenza. E anzi, io vorrei invitare, poiché so che deve andare via, deve allontanarsi prima della fine dell'incontro, lo pregherei di intervenire con un breve saluto e dirci, diciamo, magari sinteticamente la sua opinione sul tema che oggi discutiamo. Pregherei il dottore Barracco di intervenire dopo la mia breve introduzione, prima che io dia la parola ai partecipanti alla tavola rotonda. Dunque vi intratterrò solo per pochi minuti e vi chiedo innanzitutto scusa per il fatto che non essendo un economista, ma essendo impegnato a occuparmi, a un po' a masticare se volete, di economia criminale, che poi
è l'aspetto patologico dell'economia legale, perché non ci sarebbe economia criminale se non ci fosse un'economia legale, almeno una parte, secondo me, dell'economia legale disposta a fare affari con i criminali. E quindi credo che l'economia criminale sia un aspetto patologico, certamente, ma non sia qualcosa di altro, ecco, rispetto all'economia legale. E dunque, più di tanto non so di economia, però proprio per, preparandomi per questo incontro, per fare da moderatore in questo incontro, mi sono andato a leggere un po' di cose. Ho letto l'ultimo rapporto Svimez, ho letto qualche analisi di Confindustria, ho letto anche il rapporto ultimo della Banca d'Italia. Le cifre sono estremamente preoccupanti sulla difficoltoso, anzi ancora inesistente sviluppo del Mezzogiorno. Possiamo dire che da almeno 5 anni a questa parte non abbiamo più sviluppo nel nostro paese e ancor più nel nostro Mezzogiorno. Dal 2007, tra il 2007 e il 2011, il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è calato del meno del 6,1%, rispetto a una media di calo del centro-nord pari al 4,1%. I consumi nel meridione si sono ridotti del 4,3% nel meridione, mentre sostanzialmente stabili sono nel resto del paese. Abbiamo perso nel quadriennio che ho detto quasi 150.000 posti di lavoro nel mezzogiorno. E oggi, proprio oggi, abbiamo appreso dal Presidente del Consiglio che lo sviluppo non c'è ancora, ce ne eravamo accorti, ma che ci sono delle prospettive di sviluppo, se non che, leggendo le fonti autorevoli che ho detto, apprendiamo che le stime prevedono che il 2012 si chiuderà con un meno 2% nazionale e con un meno 3,5% nel mezzogiorno, in termini, diciamo, di regressione dello sviluppo. Nel 2013 si prevede un PIL ancora in calo, sia pure pari soltanto allo 0,3%. Le ultime manovre economiche hanno prodotto tagli sia ai trasferimenti che agli investimenti, se non che la riduzione di spesa per investimenti al sud è stata, secondo il rapporto Svimez, pari al 54% dei tagli totali in conto capitale. Poi c'è, e qui vorrei che intervenisse il dottor Barracco, il tema delle banche. Le banche, lo dice la Banca d'Italia, hanno ridotto drasticamente gli impieghi e ancora di più li ridurranno perché sono vincolate entro il 2014 a pareggiare gli impieghi con la raccolta da parte della clientela, quindi dovranno anche rientrare dagli impieghi sovrabbondanti rispetto a quanto per esempio ai mutui già concessi, e questo sarà un colpo all'economia terribile, c'è da temerlo. E allora si dice che occorre rilanciare le politiche industriali per scongiurare quello che il rapporto Svimez chiama il rischio desertificazione industriale del Mezzogiorno. Come fare per rilanciare le politiche industriali? Come fare per rilanciare l'economia del Mezzogiorno e con il Mezzogiorno l'economia di tutto il Paese? Ecco, questo noi vogliamo oggi analizzare, questo vogliamo sapere dai nostri autorevoli relatori. Per esempio, questi fondi strutturali europei ci sono, in che misura ci sono, come se ne può disporre? Per la verità avremmo voluto saperlo dal Ministro per la coesione territoriale, il Ministro Barca, che abbiamo anche invitato a questo convegno, non ci ha dato nessuna risposta e questo purtroppo è stata una caduta di stile. Ma tant'è. Abbiamo, diciamo, i nostri autorevoli relatori e chiederemo a loro se possono darci una risposta, innanzitutto al Dottor Monti, che cosa si può fare, che cosa si dovrà fare di questi fondi strutturali. Come incentivare il lavoro femminile, per esempio, che si sta riducendo drasticamente. Come incentivare l'industria culturale del turismo? Come, e qui potrei rispondere io, ma ovviamente io qui sono solo un coordinatore, come far funzionare la giustizia in funzione dello sviluppo economico, avendo presente che non esiste, non può esistere giustizia, non può esistere sviluppo economico senza una giustizia che funzioni. Non saranno mai incentivati gli investimenti nel mezzogiorno se ci sarà un problema sicurezza nel mezzogiorno.
se gli investitori, fino a quando gli investitori temeranno fondatamente di doversi mettere d'accordo con i camorristi e con i politici collusi prima di poter accedere ai finanziamenti e di poter accedere ai lavori nei nostri territori. Quindi giustizia e sviluppo sono due termini inscindibili, non ci può essere sviluppo se non c'è giustizia. E allora, ovviamente senza dilungarmi, è necessario che si dica chiaro e forte che una giustizia efficiente, così come vuole la nostra Costituzione, una giustizia in tempi ragionevoli è un presupposto indefettibile per lo sviluppo. Detto ciò, non mi voglio ulteriormente dilungare e dunque passerei la parola al dottore Barracco per quello che vorrà dirci, ringraziandolo ancora per la sua presenza. Certo, buonasera a tutti. Il quesito che poneva Roberti non è semplice da trattare, soprattutto in pochi minuti. Io inviterei tutti a leggere un librettino di Jim Clifton che si chiama The New Jobs War. Lui analizza il panorama del mondo del lavoro, perché di lavoro si tratta, in questa maniera. Dice: oggi al mondo siamo 8 miliardi di persone. Di questi 8 miliardi, 5 miliardi circa sono adulti. Di questi 5 miliardi ce ne sono 3 in grado di volere un posto di lavoro. I posti di lavoro offerti oggi sul mercato internazionale, in un mondo globale, sono 1 miliardo e 2. Ecco, questa è la nuova guerra, cioè è la guerra per il lavoro e si svolgerà dappertutto, sarà globale. Voi vedete cosa sta succedendo in Serbia, che cosa, la mobilità, i salari, la produzione. Ma la cosa più interessante che vorrei in qualche maniera, che è poco nota, è che in questa guerra globale io sono un ottimista, lo sono sempre stato di natura. Io ritengo che il Sud abbia una qualche occasione. La prima occasione fondamentale è che ha una banca del territorio che, contrariamente alle banche anglosassoni, è una banca che non ha fatto speculazione sui derivati. Quindi è una banca presente sul territorio, è una banca che ha seguito gli imprenditori. E io continuo a girare nel Sud, da Brindisi a Bari, in Campania, nei punti dove questa banca ha assistito la nascita dei centri di eccellenza. In qualche maniera io prevedo che se la decisione politica europea, e lì si gioca tutto, la decisione politica europea di fare realmente lo sviluppo dell'area del Mediterraneo si avvera, a quel punto il Sud e la nostra banca ha davvero una grande possibilità. Ricordate che la banca, rispetto al gruppo, non lo dice mai nessuno, ma è la banca che fa il 42% degli utili. La restante parte degli utili è fatta da un'altra banca, in cui io per caso sono consigliere di amministrazione, ed è una banca egiziana. Il resto, tutto sommato, il nord oggi soffre in qualche maniera, direi, di più di noi, anche perché è abituato a consumare molto di più. Se voi vedete il bacino del Mediterraneo in maniera più ampia, e vi invito tutti, se volete, a venire il giorno 20 al Banco di Napoli, teniamo una riunione proprio con l'Ocse, che viene dalla Francia, ne faremo una a gennaio con la Cassa Depositi e Prestiti italiana e quella francese. I due grandi problemi per catturare questo mercato del Mediterraneo, ricordate che noi decresciamo del 2,2%, l'Egitto, con tutta la rivoluzione, cresce del 4,2%, la Turchia del 6, del 7%, avendo pacificato i suoi problemi politici interni. E il Sud, abbiamo fatto uno studio con SVM, la nostra società di studi, il Sud, ad esempio, ha grandi rapporti con la Turchia, la Puglia esporta in Turchia. Tutto il bacino è pronto, ma è pronto anche a ricevere dall'agricoltura know-how, tutto quello che è consentibile per uno sviluppo sociale serio di tutto il bacino mediterraneo. Come vi dicevo, è sottoposto ad una condizione europea, si deve sviluppare il Mediterraneo e non solo i paesi dell'est e quella parte che interessa ad alcuni paesi. Questa è la prima decisione in fondo.
La seconda decisione di fondo poi è i due problemi fondamentali per lo sviluppo del Mediterraneo, sono due, che noi analizzeremo fra l'altro con il ministro Turco il giorno 20 e la nostra esperienza in Turchia. I problemi sono due: la finanza e l'energia. Questi sono i due passaggi fondamentali. E quindi anche per la finanza, oggi non abbiamo una finanza, cioè una banca del Mediterraneo, una banca per lo sviluppo del Mediterraneo. La BEI ha fatto un primo tentativo con la BERS, che è andato molto bene per i paesi dell'est, e invece con un altro ente che si chiama FEMPI per quello che riguarda i paesi del Mediterraneo, che non è sufficiente, non è abbastanza grande, ci vuole un impegno grande, economico, politico, però è una grande occasione. E vorrei concludere con una piccola nota positiva per il Sud. Bene, il Sud certamente ha problemi sviluppo industriale, però una nota positiva è questa, che la maggior parte delle imprese che nascono al di sotto dei 35 anni, il Sud ce l'ha di più che il nord e il centro d'Italia. E non sono imprese che nascono e muoiono, sono imprese che continuano. Qual è la ricetta? La ricetta è essere competitivi. Come si è competitivi? Attraverso ricerca, innovazione, formazione di manager adatti a poter esportare, perché è dall'export che ci può venire la soluzione e non certo solo dei nostri consumi interni. E la quarta cosa molto importante è l'internazionalizzazione. Ecco, questo è il panorama che in breve sarebbe, ognuno di questi settori meriterebbe un intervento, ma questo è il panorama in senso generale che ci aspetta. E stringiamoci forti e speriamo davvero che anche le università, che sono dei notevoli bacini di intelligenza, mi rivolgo qui al professor Stini, e di trasferimento di tecnologie, si vada sempre di più a tentare di trasferirle davvero. Noi ci impegniamo come Banco di Napoli, nei prossimi giorni presenteremo un progetto che in effetti è uno sportello per l'innovazione, insieme naturalmente alla Camera di Commercio, all'Università con il professor Marelli, e noi metteremo a disposizione il nostro centro di formazione a Piazza della Borsa e alcuni studenti che vogliono fare il PhD molto probabilmente saranno gli assistenti di queste nuove idee, di queste nuove imprese, per divenirne poi parte nel momento in cui si potranno sviluppare. Ecco, questo è un po' il panorama, i nostri programmi. Siamo presenti sul territorio, investiamo, non abbiamo nemmeno problemi nel futuro, come diceva Roberti, noi investiamo, produciamo utili, abbiamo soldi da investire, e quest'anno abbiamo investito di più dell'anno scorso. Forse non siamo abbastanza a fare questo, però noi tentiamo di fare il nostro dovere. Grazie. Grazie al Presidente Barracco per le sue parole, anche con una nota conclusiva ottimistica che fa piacere, che in questo momento è molto importante. E grazie anche per aver introdotto i temi, messo sul tappeto da par suo i temi sui quali oggi vogliamo confrontarci: finanza, energia, la ricetta per essere competitivi, quindi la ricerca, l'innovazione, la formazione, le politiche per la competitività e per la internazionalizzazione. Che cosa stiamo facendo? Che cosa sta facendo il governo? Che cosa si deve ancora fare? Su questa domanda chiedo che intervenga il dottor Riccardo Monti, che è presidente dell'Agenzia Istituto per il Commercio Estero. No, ti posso anche passare questo. Grazie per l'invito gradito. Tanti amici in questa che è stata la casa per me, ma penso per quasi tutti i presenti. Alcuni flash su quello che sta facendo il governo su questo tema vitale e centrale della internazionalizzazione dell'export, e qualche flash sulle implicazioni per il Sud e per la nostra città. Quanto tempo abbiamo? Un quarto d'ora per la allora. Anche perché poi dopo vorrei aprire un po' di... Assolutamente.
Allora, il governo Monti ha fatto, a mio avviso, la cosa giusta, cioè ha detto la capacità del sistema Italia di internazionalizzare è molto indebolita da una grande frammentazione. Proviamo a ripensare il sistema di supporto all'internazionalizzazione in maniera integrata e cerchiamo di, magari partendo dai blocchi esistenti, quindi dalle strutture esistenti, di far lavorare in maniera intelligente i vari pezzi e proviamo a creare una moderna agenzia di trade promotion, quindi un'agenzia che aiuti non solo a promuovere l'export, che è certamente una delle parti centrali, ma che accompagni in maniera intelligente le aziende italiane nel loro percorso di espansione estera e che ingaggi i possibili investitori dall'estero verso l'Italia. L'esperienza empirica dimostra che due terzi dei casi un investitore internazionale che investe in Italia è qualcuno che è stato ingaggiato al sistema Italia come importatore, come distributore, come parte della joint venture. Cioè non si va su una matrice analitica dicendo dove vado a investire, investo in Italia. Molto spesso si parte da un rapporto di business esistente che evolve in una voglia di investire in Italia. Quindi la nuova agenzia che è nata dalle ceneri di Lice vuole fare questo, vuole essere il cuore di un sistema Italia che si presenta di più, meglio, in maniera più efficace e intelligente sui mercati globali. Perché è importante questo? È importante perché, lo diceva prima Barracco, ma vi do qualche cifra, l'Italia quest'anno esporterà poco meno di 400 miliardi di euro di beni e circa 70-75 di servizi. Quindi parliamo di 470 miliardi, quindi stiamo parlando di circa il 30% del PIL. L'anno scorso era 28, il PIL è calato e la parte di export sta crescendo anche molto bene e vi dirò perché. Quindi parliamo di una partita vitale. I prossimi 5 anni l'Italia tornerà a crescere e rimarrà un paese ricco se riesce a vincere questa sfida. La sfida dell'export è una sfida molto complicata perché l'Italia ha una grandissima varietà di prodotti che esporta. Dico sempre che il nostro export è la somma di quello francese e quello tedesco messi insieme. Ha una taglia media dell'esportatore più piccola della media dei nostri concorrenti e anche un gruppo di mercati molto dispersi. Abbiamo una logistica che non aiuta, parlo via con Forché, la prima causa della, diciamo, facilità di esportare è la prossimità fisica, quindi per noi la Svizzera vale due volte la Cina. L'Italia ovviamente, a differenza della Germania, ha meno mercati confinanti, facilmente servibili, e quindi il nostro delta di capacità esportativa in gran parte è frutto della logistica. Ovviamente questo vale tanto più per il sud. Il sud ha 35% della popolazione italiana, circa il 24% del PIL, e come export siamo intorno all'11%. Quindi una delle prime cose che ho fatto quando ho preso questo incarico è lanciare un progetto straordinario per provare a rilanciare la componente meridionale del nostro export. Torno però a quello che sta facendo il governo, quindi da un lato far ripartire questa agenzia, dall'altro mettere l'accento di un processo di aggregazione nelle varie gambe. Quindi che cosa abbiamo fatto in questi mesi? In parallelo col complicatissimo percorso di attivazione giuridica dell'agenzia, quindi tutto quello che è statuti, regolamenti, finanziamenti, è una roba di una complessità allucinante. Siamo in un sistema in cui il meccanismo per far partire un ente nuovo è infernale. Io ci sto lottando ormai da 8 mesi, spero di essere addirittura arrivo. Ho parlato oggi con il presidente Monti perché eravamo insieme a Milano e ho chiesto ancora una volta il suo aiuto per le prossime 2-3 settimane portare a casa i vari decreti che ci permettono di partire. Però abbiamo fatto una serie di cose importantissime. La prima cosa, abbiamo riorganizzato la rete estera, quindi per la prima volta abbiamo fatto una mappatura di tutto il mondo, dall'Azerbaigian al Cile, e abbiamo visto cosa ci abbiamo. Abbiamo a livello di ambasciate e consolati, uffici ICE, camere di commercio italiane all'estero, uffici di società di scopo delle camere di commercio, da Promos e altre forme di presenza delle camere di commercio, istituti di cultura. L'Italia è amata perché l'Italia
è una storia che mette insieme il territorio, la cultura e i prodotti che produciamo. Quindi è molto importante, molto sottovalutato quello che possono fare per promuovere Made in Italy gli istituti di cultura. Stiamo lanciando in queste settimane un grande programma della cultura italiana negli Stati Uniti. In questo programma ci abbiamo infilato il vino, il design industriale, l'arte contemporanea, il cinema, la fiction, il territorio, il turismo. Quindi, usando l'accezione in senso esteso, la nostra rete di centri culturali è un ulteriore pezzo del sistema. Abbiamo anche messo a fattor comune altri pezzi, quindi le banche, siamo molto vicino con le grandi banche che hanno una rete internazionale importante. Se la Turchia in questi anni ha avuto una performance spettacolare è stato anche grazie alla presenza di una grande banca italiana in Turchia. L'Egitto con Banco Alexandria è certamente un'area in cui fare penetrazione con la presenza di una banca è molto più facile farla senza. Quindi stiamo lavorando anche con il sistema finanziario, abbiamo già integrato tutti gli uffici elite, quindi la presenza di produzione turistica, e abbiamo messo a fattor comune la presenza della SIMES e della SACE, quindi le gambe finanziarie della promozione. Questo è un lavoro fondamentale mai fatto prima, che in questo momento permette di presentarci come sistema Italia in giro del mondo in maniera molto più intelligente. La seconda cosa che abbiamo fatto all'interno della cabina di regia, cioè questo corpo a cui l'agenzia riporta, ma che di fatto anima e orienta, che comprende i 5 ministeri, quindi sviluppo economico, esteri, finanze, agricoltura, che è una grande questione internazionale, e turismo, più in questa cabina di regia ci sono Confindustria, l'ABI, l'Alleanza Cooperative, Rete Imprese Italia, quindi tutto il mondo economico, tutto il mondo istituzionale. Abbiamo deciso di fare una cosa mai fatta prima. Abbiamo detto: mettiamo a fattor comune le risorse e cerchiamo di fare massa critica. Quindi abbiamo preso un programma promozionale di massima condiviso con Confindustria e con i grandi attori e siamo andati a tutte le camere di commercio, siamo andati alle regioni dicendo: ok, questo è il nostro programma per i prossimi 24 mesi. Diteci dove aggregarvi, dove vi interessa aggregarvi, e se manca qualcosa proviamo a coprire insieme i buchi. Ecco, per la prima volta nella storia esiste un programma di promozione del sistema Italia. Anche qui non è rocket science, ma non è mai stato fatto prima. La terza gamba, che è quella che in questo momento ci vede più deboli, è il potenziamento della componente di export finance. E qui apro una parentesi importante. Noi in questi mesi abbiamo una performance importante, a valore cresciamo nel 4-8%, malgrado l'area Europa sia in grande difficoltà, la Cina sui beni strumentali sia calata fortemente, abbiamo segni di grande difficoltà anche di alcuni altri grandi mercati, dal Brasile, il rallentamento di alcuni dei paesi dell'est Europa più forti. Noi stiamo crescendo quasi 500 a valore. Quest'anno per la prima volta da 11 anni abbiamo un surplus della bilancia commerciale, compreso petrolio e gas. L'ultima volta che questo è successo il petrolio stava a $20 al barile, oggi sta a oltre 100. Quindi una performance importante, una performance nel momento in cui abbiamo le aziende che boccheggiano dal punto di vista finanziario, abbiamo fatto poca promozione perché ci stiamo riorganizzando, abbiamo un costo di denaro molto alto e un export financing quasi nullo. Ecco. Immaginate cosa possiamo fare quando mettiamo a posto questi pezzi. Quindi vengo alla terza azione in corso, su cui c'è un lavoro molto intenso. L'Italia vuole creare una export bank, non l'abbiamo mai avuta. Abbiamo una buona ECA, quindi la SACE, quindi il soggetto che assicura il credito all'export. C'è invece da potenziare molto la capacità di finanziare l'export. Quindi stiamo lavorando con le banche molto intensamente, con la Cassa Depositi e Prestiti, per creare una capacità e degli automatismi di finanziamento all'export. Vi assicuro che andando in giro per il mondo il problema del costo del finanziamento all'export è vitale, vale per il grande progetto infrastrutturale di costruzione in maniera evidente, stiamo facendo a botte con grandi infrastrutture in giro per il mondo, abbiamo circa 20 miliardi di commesse ferme perché non abbiamo il package di finanziamento adeguato. Ma è anche un problema per chi deve esportare un container di parmigiano o di provoloni a Singapore, perché comunque ci vuole una lettera di credito, ci vuole una controparte e il costo è, ahimè, in un settore come l'agroalimentare, in cui comunque i margini sono abbastanza compressi, perdere 4-5 punti di valore solo di differenziale di costo del denaro è quasi insostenibile. Oggi Mario Monti diceva una cosa
che pochi sanno, i nostri amici nord-europei continuano a credere che l'Italia è un paese debitore, l'Italia è un paese creditore, il nostro crescita del debito pubblico per gli ultimi 12 mesi è tutta contributo d'Italia al salvataggio di Grecia, Irlanda e parte finanziamento Spagna. Quindi l'Italia è un paese creditore e l'Italia è un paese che ha una serie di punti di forza che mi piace ricordare, perché siamo in un istituto educativo, un istituto in cui certi valori credo che risuonino bene. L'Italia ha una grandissima forza che ha un sistema di risparmio familiare, che è quello che ci ha tenuto insieme in questi anni e che continua a tenerci insieme. L'Italia c'ha un rapporto tra ricchezza netta, c'ha un net wealth in inglese, e disposable income che è più alto di quello della Germania. Abbiamo comunque un debito cumulato, famiglie, imprese e Stato che è ben al di sotto della maggior parte dei nostri controparti europei. Quindi detto questo, il governo sta andando avanti a tappe forzate. Una delle priorità di fine legislatura è l'attivazione di una gamba di export financing e portare a termine questo riassetto dell'agenzia ICE. Quindi entreremo l'anno prossimo ad un'altra velocità. Mi piacerebbe ora dire due o tre cose, visto che più o meno sono andato due terzi del mio intervento, su sud e implicazioni per il sud. Dicevo 35 popolazione, 24 PIL, 11 circa export. Una parte geografica, una parte sicuramente sottosviluppo inteso in senso lato, infrastrutture, finanziamento, sistema formativo, ma una parte è mancanza di capacità del sistema delle imprese di cogliere opportunità. Le opportunità ci sono e sono tante. Se uno guarda le filiere, parliamo del nostro territorio, parliamo di agricoltura, la nostra filiera food è pregiatissima. Siamo passati in 10 anni da un contesto in cui il prodotto agricolo era un prodotto di sovrabbondanza, in cui il tema era come distruggere il raccolto, a una strutturale eccedenza della domanda sull'offerta. Questa è un'opportunità immensa che ancora non abbiamo imparato a sfruttare. Pensiamo alla filiera aeronautica, pensiamo alla filiera nautica. Siamo stati in Israele, siamo con il Presidente Monti poche settimane fa e c'era un workshop tra start-up israeliane e italiane e la metà erano napoletane. Erano state selezionate in maniera molto accurata e c'erano delle iniziative bellissime, assolutamente brillanti, creative, innovative e che con quattro soldi guardano al futuro. Quindi l'altro elemento su cui dobbiamo fare leva è una popolazione relativamente giovane su scala nazionale, una buona base di creatività. Certamente una delle cose che sta facendo il governo è cercare di mettere insieme la promozione territoriale con quella del prodotto. La filiera turistica è oggettivamente una grandissima opportunità. Abbiamo un sud che ancora esprime turisticamente una frazione del potenziale e abbiamo in questo momento per la prima volta un piano strategico nazionale del turismo che effettivamente mette insieme la capacità di proporre i territori con la capacità di proporre i prodotti dei territori. Quindi questo è uno sforzo molto molto importante e ci aspettiamo molto dal sud in questo senso. Altro tema molto importante è la capacità dell'Italia di focalizzare le risorse all'estero. Noi stiamo mettendo insieme un programma che guarda a diverse geografie in maniera mirata. Stiamo aprendo per la prima volta l'Asia centrale, quindi Azerbaigian, Kazakistan, paesi dove abbiamo un grande deficit commerciale per importazioni di idrocarburi. Per la prima volta stiamo andando a sbattere i pugni sui tavoli, dopodomani saremo in Algeria, perché tutti i paesi dove abbiamo un grande deficit commerciale sono dei paesi in cui dobbiamo andare là, visto che abbiamo delle risorse alternative sia per il petrolio che per il gas, dobbiamo mettere i punti sul tavolo e pretendere un ritorno in termini di grandi infrastrutture commesse militari. Quindi questo è un lavoro anche esso nuovo, mai fatto prima, che comincia a dare dei riscontri. Tra sabato e martedì saremo con Presidente Monti, Qatar, Emirati, Arabia Saudita e Kuwait e abbiamo un programma di cose da chiudere, da portare a casa importanti. Noi speriamo di tornare con carniere pieno, perché il Presidente Monti ha una grandissima disponibilità e avendo lui una grande credibilità personale
non si risparmia nel mettere a disposizione questa credibilità per le aziende che ne hanno bisogno. Quindi un messaggio di speranza, ci sono tanti imprenditori qui dentro, alcuni sono già in contatto con iniziative concrete. Al di là dei finanziamenti, dei decreti, di tutte le bufale burocratiche che stiamo attraversando, noi abbiamo una grandissima forza, abbiamo una rete presente in 60 paesi di gente che è pagata per aiutare l'azienda italiana a fare business. Io in questi mesi sto creando un valore aggiunto enorme a una quantità di aziende semplicemente cortocircuitando l'esigenza col territorio. Abbiamo risorse che conoscono alla perfezione i segmenti promozionali, i mercati, quindi al di là di eventi promozionali e finanziamenti, avere un signore che sta a Shanghai, a Santiago del Cile, piuttosto che al Cairo, poter alzare il telefono, chiedere chi è un distributore, un importatore, dove e come si promuove il nostro prodotto, come si vende, ecco, questo è un valore enorme. Quindi le aziende rimangono a bocca aperta quando si rendono conto che hanno questo asset e molti non lo usano. Quindi io sto predicando come un predicatore errante e sto dando a tutti la mia email e semplicemente portando un inquiry, mi interessa Azerbaigian, e mettendolo in contatto con i nostri uomini sul posto si può fare tantissimo. Quindi non siate, parlo di imprenditori, sono tanti, timorosi, perché è doveroso provare a supportare queste iniziative. Non bisogna essere velleitari, ma non bisogna neanche essere timidi, perché c'è tanta gente che, l'ho visto in questi mesi, in pochi mesi ho visto gente che non immaginava neanche poter esportare, che semplicemente con il contatto giusto, nel posto giusto, al momento giusto, si è lanciata e fa business. Uno dei motivi per cui questa attività è tanto importante è che una buona attività promozionale diventa ordine fatturato, business in poche settimane. Ne abbiamo fatto per la prima volta, esempio di attività di sistema, e chiudo, Milano Unica, abbiamo chiuso 4 fiere locali, Biella, Como, Milano, abbiamo fatto un'unica grande fiera del tessile italiano, abbiamo portata in pancia la più grande fiera del tessile al mondo, quindi invece di fare operazione velleitaria, facciamo la nostra fiera, facciamo bene in pancia al leader, ritorni da Shanghai delle settimane passate, più 40% di buyer, e non abbiamo ancora chiuso, ma parliamo di circa più 30% di ordini. Quindi una buona attività promozionale diventa ordini in poche settimane. L'unica cosa che tirerà fuori l'Italia dalla secca in cui è l'export. Lanceremo, la presenza del Presidente Monti, un piano export straordinario nelle prime settimane di dicembre. Se riusciamo a fare bene i nostri compiti, noi possiamo portarci a casa 4-5 punti di PIL in più da questo sforzo. Ecco, quindi questo è il dovere di tutti, noi ci stiamo mettendo tutta l'energia e l'entusiasmo possibile, abbiamo un governo che secondo me sta facendo, dato il contesto, molto in questo settore, ha avuto la lungimiranza di capire che è una priorità assoluta a fronte di una folle scelta di sopprimere per un paese che vive di export un l'ICE, al di là di tutti i demeriti che tutte le burocrazie possono avere. Quindi penso che siamo sulla strada giusta, invito tutti i petoli meridionali a non avere paura di farsi sotto, di provarci. Le istituzioni possono fare tanto, ma niente può sostituire la capacità, la voglia, la grinta di un imprenditore che ha le idee chiare e c'ha voglia di fare. Grazie. Monti, veramente una relazione concreta che ha messo in campo tutta una serie di temi e anche, diciamo, nel suo caso con una visione sostanzialmente ottimistica. Non posso ripetere tutto quello che, neanche per sintesi, tutto quello che è stato detto, ma il fatto che noi torneremo a crescere solo se vinceremo la sfida dell'export, e poi ci ha detto come è possibile, concretamente possibile, vincere questa sfida, è una cosa, diciamo, che effettivamente suscita speranza e ottimismo. Una sola cosa, brevissima notazione nella parte conclusiva del tuo intervento. La filiera promozionale, certo, è giusto, bisogna che questa filiera funzioni. Naturalmente, e qui gioca anche un po' la mia esperienza, non posso fare a meno di dirlo, no? Spesso la filiera promozionale è stata affidata a soggetti poco limpidi, spesso autentici faccendieri, e spesso, diciamo, anche le cronache giudiziarie si sono occupate di questi soggetti che hanno inquinato e anche hanno rappresentato
in modo negativo la nostra economia e il nostro commercio all'estero, non faccio nomi, ma insomma voglio dire, sono più o meno ben noti. Allora voglio dire, è fondamentale la filiera promozionale, i 60, i soggetti che stanno in 60 paesi per promuovere il sistema Italia, ma si potrà mai fare qualche cosa per avere soggetti affidabili? E almeno diciamo per promuovere una tradizione che non c'è nel nostro paese di soggetti affidabili in questo nevralgico settore del commercio con l'estero, che sono appunto i mediatori e quelli che promuovono il sistema Italia. La lascio così la domanda, non pretendo ovviamente risposte da nessuno, poi magari se vuoi potrai intervenire dopo, ma intanto, e mi farà piacere sentire la tua opinione autorevole. Intanto però adesso do la parola a Fabrizio Forché, che ha ascoltato l'intervento di Riccardo Monti, quello che ha detto il Presidente Barrato, a te non faccio una domanda specifica. Ti prego di intervenire su questo tema come riterrai il più opportuno. Io ringrazio Roberti, vorrei partire da una nota un po' più personale. Diciamo, per me è un'emozione essere qui, era 25 anni che non mettevo piede in questo istituto. Quando mi ha chiamato Riccardo per dire andiamo a fare questa cosa, ho detto, ma insomma, come glielo dicevo prima, il Pontano deve essere messo male se invita me te a fare un convegno ora qui tra gli ex alunni. In realtà parlavo più di me, Riccardo si è capito insomma che è di grande autorevolezza ed è uno di quei napoletani, devo dire che sì, ed ex alunni del Pontano che fuori da Napoli si sono conquistate diciamo posizioni di grandissimo prestigio. Lo ricordo che giocava a calcetto, tra parentesi, qui giù più o meno in mutande, giocava bene a calcetto, però insomma non credevo che... comunque come Riccardo devo dire tantissimi ex alunni del Pontano io li ritrovo fuori da Napoli in posizioni di assoluto prestigio nell'imprenditoria, nella pubblica amministrazione, nei giornali c'è una buona pattuglia di ex alunni del Pontano e di napoletani in generale. Ai vertici, Mario Orfei è uno di questi, ma il mio direttore è napoletano, non ha studiato a Pontano, povero lui, ma insomma comunque si è distinto bene nel mondo del giornalismo. Paradossalmente i napoletani rendono benissimo fuori da Napoli, a Napoli nel mezzogiorno si fatica evidentemente non per una qualità di risorse umane, perché poi queste risorse umane fuori da Napoli danno il meglio di sé, ma per questioni ambientali che devo dire torno raramente a Napoli, ho i miei qui per cui ogni tanto ci torno, ma in questi 25 anni trovo progressivamente una realtà peggiorata. Questo va detto, e in questo mio intervento appunto mi sono prefisso diciamo di non essere falsamente e volutamente ottimista, diciamo, perché credo che la situazione è, mi concentro in particolare su Napoli, in questi anni è progressivamente peggiorata. Quando siamo andati via da Napoli c'era ancora un tessuto imprenditoriale più vivo e credo che anche, come diceva prima Roberti, l'aver consegnato parti di città e di mezzogiorno alla criminalità organizzata, credo 30 anni fa la situazione era decisamente migliore e ora veramente la criminalità organizzata, per chi la segue da fuori, sembra veramente una gabbia da cui anche quell'impresa viva, che continua a essere viva a livello singolo come sottolineava Riccardo, rischia di essere imbrigliata in questa rete mortale che è quella della criminalità organizzata. Napoli non è messa bene, io mi sono stampato dal Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore tutti gli anni fa una classifica, la chiamiamo qualità della vita, ma in realtà c'entra poco con la qualità della vita, è una classifica delle città italiane, dei capoluoghi di provincia italiani, visti sotto vari aspetti e in primo piano ovviamente ci sono gli aspetti dell'occupazione, del lavoro, dell'impresa, della produzione di ricchezza. Purtroppo nell'ultimo anno, devo dire, in una classifica con 107 città, Napoli è al penultimo posto, è al 105esimo posto, sotto Napoli ci sono solo Caltanissetta e Foggia. Questo a livello generale, perché se poi andiamo a vedere le singole classifiche troviamo che proprio lì dove c'è la creazione di ricchezza
Napoli è addirittura ultima, 107 su 107, e permettetemi di dire il dato peggiore, secondo me, è quello sull'occupazione. Sull'occupazione siamo più o meno penultimi nella classifica generale, ma ci sono due dati che sono quelli davvero preoccupanti per il futuro di Napoli e del Mezzogiorno, cioè l'occupazione nei giovani e nelle donne. L'occupazione dei giovani siamo ultimi, inesorabili, e l'occupazione delle donne siamo ultimi, inesorabili. E se andiamo a vedere il dato parla di un'occupazione giovanile del 37% contro l'85% di Lecco, 85 contro 37, e sulle donne Bolzano 49%, il problema dell'occupazione femminile è un problema nazionale, lo si capisce anche da questo dato, comunque la città italiana che ha più occupazione giovanile, solo una donna su due lavora, e a Napoli però addirittura si fa il 17%, cioè una donna ogni 8 lavora. Insomma, sì, molto meno anche. Quindi insomma, io credo appunto in questi dati si vede non solo la difficoltà di Napoli, si vede un dualismo nazionale impressionante. Roberto giustamente sottolineava dei dati sul PIL che preoccupano tutti, credo che quei dati ufficiali sono fin anche ottimistici, nel senso che io sento parlare oramai riservatamente a livello di Confindustria, di centri studi eccetera, di ripresa proiettata ormai, se ci sarà, nel 2015, 2014, addirittura sarà probabilmente ancora un dato negativo, ma al di là di questi dati nazionali, da queste statistiche sull'occupazione emerge un dualismo spaventoso a livello nazionale, per il quale quando noi parliamo, e troppo spesso anche sul mio giornale ci troviamo a parlare della sfida della crescita, del rilancio della crescita, spesso non ci rendiamo conto che in realtà stiamo parlando di due paesi diversi, stiamo parlando di due realtà diverse. Cioè noi oggi abbiamo un'Italia del Nord che è competitiva ed è una delle aree più competitive, più ricche d'Europa, e un Mezzogiorno che ha difficoltà a competere con paesi che noi consideriamo in via di sviluppo. Questo è il vero dramma nazionale, è il vero problema di impostare poi delle politiche che siano utili per il paese intero e per il Mezzogiorno, perché quando ti trovi con un paese così diviso è chiaro che tendenzialmente dovresti fare politiche economiche diverse per aree geografiche. Questo tra l'altro ci porta a un tema che oggi qui c'era una conferenza molto importante sull'apprendistato. Il ministro Fornero ha portato il ministro del lavoro tedesco a parlare di apprendistato qui a Napoli. Io credo sia stata un'iniziativa apprezzabile, il fatto di farla a Napoli era un simbolo importante, l'apprendistato è il cuore della riforma del mercato del lavoro. Venire qui a Napoli a presentarla insieme ai tedeschi e cercare con i tedeschi, diciamo, delle strade, delle sperimentazioni comuni, con scambi anche tra la Germania e l'Italia, credo sia il modo giusto di affrontare la questione. Ricordiamo tra l'altro, a proposito di dualismi territoriali, che la Germania 10 anni fa era esattamente nelle nostre condizioni, era il malato d'Europa. Io ricordo i titoli dei giornali internazionali, il Financial Times che titolava Germania malato d'Europa. Loro sono tedeschi e si sono messi in impegno e in 10 anni sono diventati la locomotiva d'Europa e forse del mondo. L'Italia è rimasta su quei problemi e ha accentuato quei problemi. La Germania ha risolto quei problemi risolvendo il problema della Germania, integrando la Germania dell'Est, come noi non riusciamo a fare con il nostro Mezzogiorno, e l'ha risolto con politiche sul lavoro particolarmente innovative. Ora qui si parla di apprendistato, ma c'è un confronto in corso sulla produttività a livello nazionale, tema chiave. Se non si trova un accordo su come rendere più produttivo il nostro lavoro, difficilmente noi troveremo una strada per lo sviluppo. La Germania è così che si è rimessa in cammino. All'inizio degli anni 2000 si sono messi intorno al tavolo con il sindacato e hanno trovato strade per recuperare produttività con sacrifici sull'aspetto salariale, perché noi ora ci poniamo sempre il problema dei salari tedeschi che sono più alti dei nostri. Ricordiamoci che la Germania ha fatto moderazione salariale per 10 anni, se ora ha questo livello di produttività che continua a salire, mentre il nostro in 10 anni è calato, in 15 anni abbiamo perso 30 punti di competitività, di produttività rispetto alla Germania, è un dato drammatico, è un dato
che risente di tutto quello che qui è stato detto, quello che ha detto il Cade, quello che ha detto Robert, cioè di competitività generale del sistema, ma ha anche molto a che fare proprio strettamente con la produttività del lavoro. Venendo strettamente al mezzo, lavoro e sud, io allora in questo quadro mi chiedo, e mi chiedo da tempo, se da parte sindacale, ma anche con più coraggio da parte del governo, non c'è una strada da perseguire con più forza e più lena su una differenziazione salariale. Lo so che è un tema, come dire, ostico e che trova molte opposizioni sul piano proprio della giustizia e dell'unità del paese trova delle resistenze, però è evidente che quando tu hai un'area che è un paese in via di sviluppo, è un'area che è l'area più competitiva d'Europa e appartiene a un'area più competitiva d'Europa, non ti puoi permettere di avere, secondo me, dei salari uniformi a livello nazionale. E nessuno vuole andare contro una contrattazione nazionale, il contratto nazionale è fondamentale, ma in questa trattativa che si sta facendo sul mercato, sulla produttività, io credo sia importante dare molta enfasi a quello che è il cosiddetto contratto aziendale o, se vogliamo, territoriale, trovare quindi forme di rafforzare la produttività attraverso accordi che prevedono anche i salari a livello territoriale. Io credo che da questa, se no la gabbia dell'uniformità per il mezzogiorno rischia di essere una gabbia di arretratezza, questo ce lo dobbiamo, credo, dire con chiarezza e con coraggio, affrontando anche le resistenze che su questo ci sono, perché poi la competitività per una zona geografica come il sud non è facile da ricercare. Sul fisco si fa competitività, per esempio, tra aree economiche, e il sud, come sappiamo, essendo nell'Unione Europea, ci sono dei vincoli a fare differenziazione fiscale, per cui quella è una gabbia sulla quale poco può fare il governo. La criminalità organizzata è il grande male, ce lo siamo detti. Su questo io ho lavorato anche con Giuliano Amato per 2 anni al Ministero dell'Interno, nel governo quello guidato da Romano Prodi tra il 2006-2008, probabilmente non uno dei migliori governi della storia della Repubblica, purtroppo. Però fu fatto, credo, uno sforzo importante che viene portato avanti dai magistrati e dalle forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri. Ho imparato in quegli anni ad apprezzarlo, credetemi, fanno uno sforzo enorme e che produce anche dei risultati importanti, perché insomma lo vediamo con le catture dei latitanti e pericolosi latitanti, e si è dato, diciamo, un colpo, credo, alla criminalità organizzata. Purtroppo vedo però come, cosa che mi sono sempre chiesto, e su questo il parere di Roberti mi interessa, se poi dopo vuole commentarlo in qualche modo, malgrado questi risultati straordinari, ripeto, nel contrasto alla criminalità vera e propria, in questi anni vediamo quello che ci siamo detti all'inizio: la criminalità organizzata invece allarga la sua presa sulla società, sull'economia, pervade tutto, limita tutto, blocca tutto, impedisce alle forze vere della società e sane della società di svilupparsi. Io credo come in questi anni si è sviluppata la 'ndrangheta andando a colonizzare tutto il paese. A Milano è spaventosa l'infiltrazione che c'è della 'ndrangheta, a Roma l'infiltrazione che c'è della camorra oltre della 'ndrangheta, al centro di Roma ci sono i locali al centro di Roma sono nelle mani della criminalità organizzata, questi magistrati lo sanno bene, sono continue le azioni contro questo tipo di infiltrazione. Quindi la criminalità organizzata continua ad espandersi malgrado una forza di contrasto da parte delle forze dell'ordine abbastanza efficace. C'è evidentemente in questo il problema economico e sociale che torna su tutto, cioè tu puoi arrestare quanti criminali vuoi, ma se non c'è questo dato qui, se non c'è l'occupazione, se i giovani occupati, i giovani che trovano occupazione legale sono solo il 37%, è evidente che la criminalità organizzata trova facilità per espandersi e per conquistare territorio. Ora, su questo evidentemente la magistratura, le forze dell'ordine, il Ministero dell'Interno possono poco, possono nulla. Quello che può e dovrebbe agire, e permettetemi di introdurre l'elemento chiave secondo me per lo sviluppo del mezzogiorno,
o nel passato, oggi, sempre, che è quello della politica. Se non c'è una buona politica capace di fare politiche per il Mezzogiorno efficace, il Mezzogiorno non potrà farcela con le forze dell'ordine, non potrà farcela con l'ICE di Riccardo, non potrà farcela con gli imprenditori bravi, intraprendenti, creativi che ci sono nel Mezzogiorno. E su questo devo dire, l'ultimo governo ha fatto molto, ha attuato grandi riforme, ha fatto anche interventi significativi per il Mezzogiorno. Io credo che un limite sia, e questo come giornale lo stiamo seguendo con molta attenzione, l'attuazione delle riforme. Il governo Monti ha fatto una serie di interventi, alcuni migliori, alcuni peggiori, ma sicuramente ha fatto un'attività riformista che nessun governo aveva mai fatto. Si scontra con la capacità di attuazione delle riforme, pochi lo sanno, perché pochi lo seguono in realtà, perché noi sui giornali siamo bravissimi a seguire le riforme quando c'è il momento dello scontro in Parlamento, quando c'è il momento dello scontro tra parti sociali, Confindustria, sindacati, ma poi le abbandoniamo una volta approvate. In realtà, una volta approvate dal Parlamento, le riforme sono zero, non portano nessun cambiamento nel Paese, c'è tutta un'opera di implementazione delle riforme che va fatto, che si traduce banalmente in quelli che sono tutti i provvedimenti attuativi che vanno fatti, decreti attuativi, regolamenti, circolari, c'è una serie di provvedimenti che andrebbero adottati, che molto spesso vengono semplicemente dimenticati, frenati dall'amministrazione, da una burocrazia che tende a conservare e a non innovare. Su Sole abbiamo calcolato che le 7 grandi riforme di Monti necessitavano di circa 450 provvedimenti attuativi, di questi ne sono stati adottati il 20%, ne sono stati adottati il 20% perché nell'ultimo mese si è accelerato, ma solo un mese fa eravamo al 9% di attuazione. Cioè, questo ti fa capire come, perché poi gli imprenditori vengono da noi, perché poi in Confindustria vengono da noi e ci dicono: ma voi sul giornale dovete dirlo che qui non cambia niente, che qui in realtà è stata fatta una riforma del mercato del lavoro ma non è cambiato niente, che qui sono state fatte delle semplificazioni ma noi continuiamo a subire una burocrazia che ci blocca e per avere i permessi passano 2 anni, in Germania passano 6 mesi. E continua soprattutto, e continua anche, devo dire, una giustizia lentissima, malgrado appunto ultime riforme ancora approvate, ma quel problema lì, Roberto, è un problema enorme, lei lo conosce bene, e i tempi della giustizia, non è possibile che nel Mezzogiorno, non è che in Italia poi i tempi siano diversi, ci vogliono 2 anni e più per il rispetto di un qualunque contratto, probabilmente anche molto più di 2 anni, insieme ai 2 anni secondo me è generosa, c'è una classifica, quella che fa la Banca Mondiale, doing business, fare investimenti nel mondo, in cui l'Italia è molto indietro, è intorno all'80° posto, ma soprattutto è tra gli ultimi paesi considerati su 170 proprio sui tempi della giustizia e sui tempi amministrativi della burocrazia. Questi sono nodi che anche le riforme finora approvate, devo dire, appunto faticano ad affrontare, proprio perché non si traducono nella realtà, perché magari c'è un funzionario che si dimentica di fare, dimentica ovviamente ironico, di fare il decreto, di fare il regolamento, di fare la circolare, e così tutti sanno che il potere di una certa burocrazia si perpetua e intanto però gli investimenti, le imprese continuano a fare fatica. La politica quindi serve, è necessario un cambio di passo da parte della politica su tutto questo, è necessaria la politica nazionale, è necessaria, permettetemi di dirlo, la politica locale, che in questi anni non ha dato grandissima prova di sé. Io ora non voglio appunto usare parole troppo negative, però devo dire che in questi anni la politica nel Mezzogiorno, la classe politica nel Mezzogiorno, la classe politica meridionale è sempre stata una classe politica che in realtà è stata di discreto livello storicamente. A Roma c'era una classe politica che veniva dal Mezzogiorno, che era anche nel dopoguerra, abbiamo avuto una politica di buon livello. Credo che negli ultimi anni questo livello è molto peggiorato, sia con la politica che arriva a Roma, sia sulla politica locale. E questo, devo dire, un minimo di delusione c'è in questi anni, proprio perché in questi anni c'era stata da parte di molti di noi una grande speranza
anche sul settennato di Napolitano. Napolitano ha fatto secondo me un grandissimo settennato e nei mesi finali sta dando prova di leadership straordinario, un punto di riferimento in Europa. Da Napoletano, tutti noi sappiamo quanto il Presidente tiene a Napoli, purtroppo vedo che nemmeno l'aver contato su un alleato vero di Napoli del Mezzogiorno come Napoletano a Roma, al Quirinale, è bastato a far crescere una classe politica, a far maturare una classe politica locale in grado di fare sviluppo, in grado di trasformare questa realtà negativa di cui abbiamo parlato. Chiudo dicendo un'ultima cosa su questo. Mi fa piacere essere qui con voi proprio anche in funzione di questo, cioè io credo che poi questo problema della politica locale, della politica in generale, si risolve anche con la partecipazione delle parti migliori della città alla politica, alla cosa pubblica, se non direttamente alla politica, almeno all'associazionismo che si traduce in prepolitica e poi sfoga nella politica. Questo è essenziale e questo è un limite storico di questa città, cioè c'è la parte migliore di Napoli che io conosco, che io frequento, che è qui rappresentata, che troppo spesso si allontana dalla cosa pubblica, cioè c'è una disillusione tale per cui c'è una sfiducia e si ha la sensazione tanto di non poter influire sulle sorti della città. C'è quasi un corpo della città che ci è estraneo, che sentiamo estraneo, che pensiamo estraneo a noi, pensiamo in qualche modo di non poter condizionare, e quindi ci si chiude in una realtà ristretta, cercando di perseguire poi in qualche modo i nostri interessi, i nostri affari, eccetera. Questo è l'atteggiamento più sbagliato, e se Napoli è in queste condizioni è anche un po' per questo atteggiamento. Perciò io credo incontri come questo e incontri tra appunto cittadini come noi, che bene o male se siamo qua e anche per una voglia di partecipare, credo siano straordinariamente importanti proprio per creare un tessuto migliore e dare quindi una maggiore speranza e un futuro migliore a Napoli e al Mezzogiorno. Grazie. Scusate, lascio prima che si allontani chi si vuole allontanare, in modo che e rubo all'intervento di Mario Mustilli, che concluderà almeno questo giro iniziale, pochi minuti, perché devo una risposta sintetica a Fabrizio sul tema della criminalità organizzata. Il dato preoccupante dell'occupazione è sotto gli occhi di tutti. Tra l'altro pensate che secondo la Banca d'Italia l'occupazione giovanile, alla disoccupazione giovanile per meglio dire, è calcolata sulla base di quei giovani che ancora cercano un lavoro. C'è una percentuale di rassegnati, di quelli che non cercano neanche più il lavoro, che non viene calcolata, che non viene nel Mezzogiorno. Appunto. Quindi questo è un dato veramente preoccupante. E mi sembra di dover sottolineare e richiamare l'osservazione di Fabrizio a proposito della necessità di fare politiche economiche diverse, diversificate per aree geografiche. Già Riccardo faceva riferimento alla necessità di politiche in favore della cultura, di politiche in favore dell'industria culturale, dell'industria turistica, di quello che il nostro Mezzogiorno ha nel proprio DNA, nella propria essenza. Noi non abbiamo, non abbiamo confronti con nessuno sul piano della cultura e del turismo. Allora dovremmo sviluppare questi settori, questo tipo di industria rispetto magari a industrie che sono più caratteristiche del centro-nord. Poi, certo, sul tema delle politiche industriali sono, secondo me, e correggetemi se sbaglio per difetto, sono tre i pesi, il piombo nelle ali dell'industria del Mezzogiorno e anche dell'industria ormai purtroppo nazionale: il costo dell'energia, il cuneo fiscale e la criminalità organizzata, che non riguarda più soltanto il Mezzogiorno. Naturalmente il cuneo fiscale si potrà ridurre, ce lo dicono i nostri governanti, nella misura in cui faremo una guerra, come dice il Presidente Monti, una guerra senza quartiere all'evasione fiscale. E faremo, aggiungo io, mi permetto di aggiungere, una guerra senza quartiere alla corruzione.
Stiamo facendo una guerra senza quartiere alla corruzione? Gli ultimi provvedimenti del governo e del Parlamento in tema di anticorruzione sono adeguati veramente alla esigenza del contrasto alla corruzione dilagante? Mi permetto di avanzare qualche dubbio, naturalmente non mi diffondo perché scenderei, diciamo, su un tema per cui dovremmo fare un altro incontro solo per questo. Mi permetto di avanzare qualche dubbio, per esempio non si è provveduto, nonostante le sollecitazioni, alla previsione del reato di autoriciclaggio, non si è recuperata una effettiva punibilità del reato di falso in bilancio, e anche, diciamo, l'introduzione della punibilità della concussione per induzione, punibilità del concusso per induzione, lascia spazio a qualche perplessità. Ma, ripeto, non posso scendere troppo su questo tema. Sul tema della criminalità organizzata, che diceva benissimo Fabrizio Forché, veramente il problema dei problemi ormai non riguarda soltanto il Mezzogiorno. Che cosa si può fare? La politica? Certo. Quando nel 2008 davamo la caccia ai latitanti stragisti del clan dei Casalesi, il ministro dell'interno dell'epoca, Roberto Maroni, veniva spesso a Napoli e a Caserta, e ci faceva anche piacere che veniva perché si portava anche dietro, diciamo, tutto l'apparato della sicurezza. Una volta Maroni chiese a noi, a me, al procuratore di Napoli, dice, ma secondo voi magistrati che cosa si può fare per contrastare efficacemente la criminalità organizzata, più di quello che intendeva stiamo facendo, più dei sequestri, più delle confische, più delle catture dei latitanti, che altro si può fare? La mia risposta fu esattamente la risposta che ha dato Fabrizio stasera. Si deve fare politica, la buona politica. E qual è la buona politica contro la criminalità organizzata? Permettetemi di dire, non sono parole, è una cosa in cui io credo profondamente. Si dovrebbe attuare la Costituzione, tanto per incominciare. Attuare alcuni principi almeno della Costituzione, il giusto processo, quello che ricordavi tu, i tempi ragionevoli della giustizia. Una giustizia che non funziona è il grande regalo che lo Stato fa alla criminalità organizzata. Così come un altro grande regalo che fa lo Stato, che fa la Repubblica alla criminalità organizzata, è la mancata attuazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, delle pari opportunità per tutti i cittadini, articolo 3 della Costituzione. Sapete perché? Perché la criminalità organizzata si infila e si ingrassa nelle disuguaglianze, facendo affari con i forti senza scrupoli, e tutta la tragedia dei rifiuti a Napoli è nata da questo. È nata dal fatto che imprese che producevano rifiuti preferivano, per risparmiare, rivolgersi alla criminalità organizzata per lo smaltimento piuttosto che alle imprese che smaltivano legalmente. Quindi fa affari con i forti senza scrupoli e recluta i deboli, i disperati, i disoccupati, i rassegnati nelle file della manovalanza per poter avere, diciamo, la disponibilità di questi disperati per ogni occorrenza criminale. Dunque ridurre le disuguaglianze, che non è ugualitarismo. Significa ridurre le disuguaglianze, significa dare a tutti, ai giovani, le opportunità per poter avere e poter vivere onestamente. Ecco, ridurre in questo senso le disuguaglianze sarebbe buona politica. Io ho il timore che questo governo, che sicuramente sta facendo molto bene sul piano dell'economia, del resto io non so poi neanche quanto spazio, ce lo potrete dire voi molto meglio di me, abbia di autonomia decisionale il governo nazionale rispetto a quelle che sono le direttive europee, perché noi oggi operiamo e siamo anche vincolati da una serie di vincoli dell'Unione Europea. Ma insomma, comunque, che cosa può fare il governo che sta facendo per l'economia? Probabilmente sta facendo tutto quello che c'è da fare per superare questa crisi, ma io ho l'impressione che non si sia ancora capito bene, forse lo si è capito solo teoricamente ma non si è ancora messo in pratica, quel nesso inscindibile che c'è, e lo diceva benissimo Fabrizio, tra criminalità organizzata e perdita di sviluppo e decrescita del nostro paese. Per assicurare lo sviluppo bisogna contrastare efficacemente la criminalità organizzata, quindi ci vuole una giustizia che funzioni, ci vuole organi di polizia che funzionino, ci vuole un sistema penitenziario degno di un paese normale, quale purtroppo non abbiamo ancora nel nostro paese, perché il sistema penitenziario che abbiamo nel nostro paese è di per sé stesso criminogeno, tradendo ancora una volta un principio costituzionale, quello dell'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale la pena dovrebbe tendere al recupero, al riscatto, alla rieducazione, alla riemissione nel circuito legale del condannato dopo aver espiato la pena. Così non è.
E quindi tutte queste che sono politiche, buone politiche, dovrebbero essere attuate. C'è questa sensibilità in questo momento? Io mi auguro che ci sia, ma stento ancora a vederne i segni nell'azione anche dell'attuale governo. Naturalmente potrei dilungarmi a lungo, ancora per molto tempo, ma non lo faccio. Do la parola a Mario Mustilli, prorettore della seconda università, professore, possiamo dire emerito di economia, no, non emerito dei fatti, professore di grande invece autorevolezza certamente di economia, il quale ci, come dire, ci darà le sue osservazioni e ci concluderà almeno questo primo giro di interventi. Grazie Mario, a te la parola. Cercherò di essere rapido, naturalmente faccio salve tutte le cose che sono state già dette, in particolare gli sforzi che sta facendo Riccardo Monti sulla promozione e l'export, che però sappiamo bene daranno risultati in un tempo per forza medio, perché tutto il lavoro che sta facendo comincia a farlo ora e nel tempo darà i suoi risultati. Lui è un uomo di impresa, queste cose le sa, noi invece dobbiamo complimentarci con lui, ma allo stesso tempo essere consapevoli delle difficoltà che evidenziamo. Perché non mi voglio annoiare molto, cercherò di essere, ripeto, sintetico, qualche numero ve lo devo dare, perché noi dobbiamo essere consapevoli del momento che viviamo. 1.900 miliardi di debito, 1.600 miliardi di PIL, vuol dire fatturato. Nel 2011, dopo gli interessi, agli italiani rimangono 16 miliardi di euro da spendere, contro 1.900 miliardi di debito. Basta una folata di vento, un'ulteriore tensione sui tassi, che è dovuta a questo mercato della finanza, che a mio parere invece è il vero problema franco dell'economia capitalistica del futuro, dove c'entra anche forse la criminalità, forse in qualche maniera, ma è certamente il problema centrale del sistema capitalistico futuro con il quale noi dobbiamo avere a che fare. Basta una tensione di un minuto o di un mese sui tassi, lo sforzo di un anno viene completamente vanificato. E quando diciamo tassi di interesse contro produzione, significa vanificare in un mese lo sforzo di un anno. Pensate a una famiglia che ha un debito di 190.000 euro e ogni anno porta a casa 100.000 euro per vivere, gli rimangono dopo pagare gli interessi 15.000-20.000 euro. Vi rendete conto che per quanto questa famiglia si chiami Stato, per quanto la parola Stato nel mercato finanziario ha comunque un valore superiore a quello che significa famiglia, io semplificherò molto, chiedo scusa a coloro che magari ne sanno più di me e quindi mi potrebbero rimbrottare per la semplificazione che faccio, vi rendete conto che non possiamo stare 150 anni a restituire i soldi del debito pubblico? Ci deve essere una strada diversa. Io faccio il professore universitario, mi occupo di tante altre cose, ma faccio soprattutto il professore universitario, la cosa che mi piace di più, e quindi ho la fortuna di avere a che fare con i ragazzi. Voi non sapete che tra il 2003 e il 2008, in termini di giovani, dal sud se n'è andata una città come Avellino. Gli ultimi dati che esco fuori da un'associazione intermedia, questo poi riprenderò questi temi che ho sentito, nei prossimi 7 anni, se l'emigrazione giovanile culturalizzata, su quale noi abbiamo investito quattrini, subirà lo stesso trend, andrà via una città come Napoli, parlo di 800-900 mila giovani che vanno via, che quando ci sono queste statistiche in termini di tasso di occupazione o di disoccupazione ci dimentichiamo che molti vanno via. È un fenomeno che credo ognuno di voi conosce, non c'è famiglia che non è colpita da questo fenomeno dove i ragazzi sono obbligati ad andare via. Ai tempi miei o ai tempi di Riccardo, quelli di Forché, era una scelta, anch'io potevo andare a una grande banca americana
e invece optai per fare il professore universitario. Era, fui capace di fare una scelta, ma la gran parte dei nostri figli, partendo anche dalla mia, sono obbligati ad andare via. Obbligati ad andare via. Non tanto e non solo perché non c'è il lavoro, questa è un'altra cosa sulla quale voglio essere chiaro una volta per tutti, ma perché le nostre città non sono vivibili, perché le cose non vanno come dovrebbero andare in contesti più evoluti con i quali abbiamo un maggior conforto. Quindi prima di tutto bisogna togliere sto debito di mezzo. Ovviamente il professore Monti ha fatto un grande lavoro, senza il quale l'Italia avrebbe rischiato il default totale, però sarebbero caduti anche gli altri governi, eh? Qua ci dobbiamo intendere. Lui fa bene a dire che l'Italia è un problema mondiale, cioè non giochiamo troppo al tavolo da poker. Gli italiani non potevano saltare, come non salteranno gli spagnoli, però c'è qualcuno che preme su queste popolazioni e le manda in una fase di agonia, perché quando avete tolto al mezzogiorno, piuttosto che a un paese, 1 milione di cervelli, non c'è prospettiva. Scusa Franco, quale magistratura, quali infrastrutture, quali aziende d'export, se noi togliamo via 1 milione di cervelli? Non è possibile questo. È un problema di desertificazione produttiva, è un problema di desertificazione. Ricorda molto lo sviluppo cosiddetto anseatico, le anse del 600, le grandi città dei Paesi Bassi, dove molto che attraevano popolazione dalle campagne, le campagne venivano completamente desertificate e le grandi città esplodevano con tutti i problemi e tutto, diciamo, che questo comportava. Per cui noi abbiamo bisogno di trovare una soluzione al debito. Il debito crea agonia, diciamo, sento qualche battuta anche di qualcuno che avrebbe potuto fare meglio in passato, che però mi sembra credibile. Oggi non ci dobbiamo dimenticare che un paese come il Giappone ha un debito che è il 200% del PIL, eppure su quel Giappone non ci sono le stesse tensioni finanziarie che noi scontiamo, e quindi con l'incapacità di investire, e quindi con la necessità di dover stringere sempre più la spesa pubblica, che è bene e che è male. Che è bene perché elimina inefficienza, corruzione, ma che è anche male perché spesso si butta il bambino con l'acqua sporca su certe questioni. E tanto più questo vale al sud. Noi dobbiamo trovare una soluzione al debito, sarà l'imposta patrimoniale, sarà il riacquisto del debito da parte degli italiani, visto che il 50% circa, un po' meno, del debito italiano è collocato all'estero. Noi dobbiamo trovare una soluzione e dobbiamo fare come comunità, come paese. Io non, francamente, per quanto sia d'accordo, che purtroppo la mia vita mi ha portato molto a girare, sono d'accordo che ci sono due Italie, però il caso vuole che ci chiamiamo tutti e due italiani e ci dobbiamo mettere d'accordo se vogliamo rimanere un solo paese o no. Ma se siamo un solo paese, tutti ci dobbiamo comprare il debito italiano. Non possiamo rischiare che ci sia qualcuno in Asia, piuttosto che a Londra, piuttosto che a New York, che per un motivo qualsiasi possa in qualche maniera una mattina giocare allo scoperto con il debito italiano e far saltare 50 punti base, 80 punti base, perché questo significa un paese che va sempre più in agonia. Noi dobbiamo trovare una decisione, a meno che non accettiamo per 10 anni. I tedeschi cominciavano naturalmente 8-9 anni fa, erano malati, ma non avevano il debito pubblico che avevamo noi e che abbiamo oggi noi. La nostra situazione è estremamente più complicata, il lavoro di Monti è tanto più apprezzabile per questo, però noi non possiamo continuare a giocare su queste decine di miliardi in più in meno. Bisogna trovare una soluzione. Io purtroppo appartengo a quelli che dicono dobbiamo comprare il debito italiano. Qualcuno mi prende in giro, dice che sono matto e evoca tra l'altro vecchie affermazioni di altri periodi ben più scuri per il nostro paese dal mio punto di vista, che sono notoriamente un liberale, ma voglio dire, oro alla patria, in qualche maniera è così, non ci giriamo troppo intorno a questa storia. Beh, c'è qualcuno che avrebbe dovuto fare meglio il suo mestiere, che dice che probabilmente poco tempo fa, che oggi si ricorda che potevamo forse in qualche maniera esentare le imposte dai rendimenti sul debito pubblico italiano per gli italiani. Ci sono delle scelte che devono essere fatte anche in Europa. Qua non possiamo essere trattati come i tedeschi o come i francesi. Se vogliamo fare uno sforzo per questo paese, io
diventerò eretico sempre di più, e mi auguro, forse che qualcuno se lo ricordi che io sono eretico. Noi parliamo di fondi europei e ci stiamo a lambiccare il cervello come dobbiamo spendere in 2 anni 8 miliardi di euro in Campania. Signori, non ce la faremo mai. Già in queste ore il governo Monti sta tagliando fondi dalla tua regione Campania. Lo sapevamo 6 mesi fa e lo continuiamo, lo sappiamo anche oggi. Ma non siamo in grado di spendere 5 miliardi, 6 miliardi in investimenti nei tempi previsti dall'Europa. Ora, è stata colpa prima? Chi governava prima, chi governa oggi? Ha poco senso porsi ancora oggi questa domanda. Il problema è vero che noi 5 miliardi non siamo in grado di spenderli. Ma se una comunità nazionale che aderisce, che è fondatrice dell'Unione Europea, dice io non sono in grado di spendere 6 miliardi, posso restituire 6 miliardi di debito con quei soldi? Visto che sono effettivamente un paese creditore, perché l'Italia è un paese creditore, posso invece che continuare a dover fingere di dover investire in grandi infrastrutture che almeno oggi dico saranno cose importantissime, attenzione, non voglio apparire troppo eretico, ma posso incominciare a ragionare su come posso ridurre il cuneo fiscale, riparare alle diseguaglianze di distribuzione del reddito, favorire la domanda interna, posso pensare che lo sviluppo di questo paese dipenda esclusivamente dall'incremento dell'export, o devo tentare di ristrutturare la domanda interna? Posso in qualche maniera pensare che l'aumento della produttività sia anche collegato a un abbassamento del costo di lavoro perché il cuneo fiscale è troppo forte? Cioè tutte queste cose significa metterci intorno a un tavolo, sbattere i pugni e dire se noi stiamo in Europa, con tutto quello che di peggio e di brutto abbiamo fatto, dobbiamo trovare delle strade alternative, se no finiremo per optare per la desertificazione, ma non quella delle imprese, quella delle popolazioni. Questa è una scelta naturalmente. Noi diciamo sono 150 anni che esportiamo braccia e tutto sommato l'immigrazione ci ha anche favorito, perché ha evitato che il governo nazionale dell'epoca, da quello sabaudo a venire a oggi, in qualche si ponesse il problema dell'occupazione delle popolazioni meridionali. Però possiamo mandare via cervelli su chi abbiamo investito? Questo è effettivamente un peccato. Voglio concludere però facendo delle considerazioni che servono a noi meridionali, perché la circostanza che fino ad oggi, che fino adesso ho parlato di quello che potremmo ottenere in una negoziazione esterna, non ci deve assolutamente far dimenticare che siamo in Europa, siamo in un mondo globalizzato, dobbiamo incominciare a rispettare certe regole. E ricordo, abbiate pazienza, faccio il professore, mi viene in Italia di fare qualche citazione, mi serve, mi diverto, forse vi annoio ma mi diverto. Allora, ci stavano due signori una volta, si sono scontrati una vita, uno si chiamava Hayek e un altro si chiamava Keynes, si sono scontrati una vita prendendosi a seggiate, e hanno creato danni queste seggiate, non tanto loro due, serissime nel dibattito economico degli ultimi 150 anni. I quali su una cosa però erano d'accordo, che a un certo punto l'economista non si deve dimenticare che si occupa di scienze sociali. Noi quando studiamo l'economia abbiamo a che fare con gli uomini. Se c'è una cosa che la finanziarizzazione dell'economia ha portato negli ultimi 50 anni è la matematicizzazione dell'economia. Per cui un qualsiasi cretino che si inventa un algoritmo ritiene di poter prevedere l'andamento di un paese. Bisognerebbe pigliarlo a schiaffi, e pigliare a schiaffi chi gli ha insegnato queste cose. Tutti e due parlavano di studi socio-economici. Addirittura Hayek diceva che l'economista deve diventare sociologo. E quando sentite parlare di animal spirit, vi dovete ricordare che Keynes, quando parlava di animal spirit, non parlava di attaccamento al profitto. Parlava di equità, di giustizia sociale, di rispetto delle aspettative, di rispetto delle regole. Non si può fare un mercato senza regole. Di recente il Corriere della Sera ha pubblicato quei libricini grigi, tra l'altro io sono, come è noto, Dino mi piglia in giro ogni tanto, io sono un esegeta di Luigi Einaudi, diciamo proprio sanguigno, mi sta dalle ossa. C'è un bellissimo pamphlet che ha pubblicato Corsera in cui Einaudi dice cos'è un mercato e usa un villaggio, si apre la mattina, tutti quanti entrano alla stessa ora, nessuno sa i prezzi, non ci sono collusioni, ma poi dice a un certo punto vicino a quella piazza
c'è un avvocato che fa le regole, c'è un comune che pulisce la strada, le regole, il mercato funziona con le regole, non è un problema di criminalità, o almeno non è solo un problema di criminalità, noi abbiamo un problema di cultura della legalità, il problema è di gran lunga più diffuso di quello che è concentrato sulla malavita organizzata. Noi abbiamo bisogno di dare privilegio alla meritocrazia, noi dobbiamo incominciare ad abbandonare i meccanismi che un noto economista toscano definiva familistici, amorali, dobbiamo incominciare a pensare che siamo moderni da questo punto di vista, e questo vale in particolare per il Mezzogiorno, vale anche per il Nord, perché non crediate, tutto il mondo è paese, non ci sta una famiglia imprenditrice al Nord che non abbia in qualche maniera pensato di come doveva trovare un figlio nel proprio posto di consiglio di amministrazione, indipendentemente se quel figlio era bravo o non era bravo. Il problema non è solamente delle imprese del Mezzogiorno, ma è anche delle imprese del Nord. E d'altronde, quando parliamo di capitalismo familiare, certamente non ci ricordiamo delle imprese del Sud, ci ricordiamo di quelle del Nord, che erano di gran lunga presenti nel mercato e la borsa non più tardi di 20 anni fa. Però noi del Sud dobbiamo stringerci, dobbiamo fare un patto e dobbiamo immaginare di utilizzare regole nuove. Quando parliamo di politica, dobbiamo sapere che la politica è governata dagli organismi intermedi, dove funziona la politica. Non c'è mai stata una politica che funziona senza forti organismi intermedi in grado di controllare effettivamente la politica per quello che fanno, non lasciandoli soli una volta che stanno a quel posto a fare il porco con loro. Così tuteliamo la nostra città, così tuteliamo la nostra regione, la nostra terra, e così cerchiamo di trattenere i figli a casa nostra. Scusate. Particolare affettuosità a Mario Mustini per questo suo intervento, a parte la lucidità e la profondità delle cose che ha detto, ma perché ha detto due cose che mi stanno molto a cuore. La prima e l'ultima in ordine di quelle trattate da Mario, il tema della cultura della legalità, che non coincide con il problema pur presente, immanente e gravissimo della criminalità organizzata. La cultura della legalità è molto più ampia ed è il vero problema che abbiamo. La disciplina dei mercati, la regolamentazione dei mercati, il controllo dei settori, dei segmenti intermedi dell'economia, tutto quello che ha detto magnificamente Mario. E poi la seconda cosa, io personalmente ho odiato l'economia, l'ho studiata all'università, superare anche l'esame, l'ho odiata fino a quando l'ho vista come una scienza basata su modelli matematici, perché odiavo la matematica fin da qui quando stavo qui al Fontana. Padre Guarino. Quando poi, sai, te la fanno i professori, te la fanno odiare o te la fanno amare la materia. Io, poi ho incominciato troppo tardi ad amare anche la matematica, ma soprattutto l'economia. Quando ho capito esattamente quello che diceva Mario, che l'economia è una scienza sociale e forse insieme al diritto la più alta delle scienze sociali, è quella che ci consente. Nasce dal diritto, è quella che ci consente di vivere e di regolare. E dal diritto e dalla filosofia, perfettamente. Poi tutte le altre cose che ha detto, che non sto a ripetere, ma il tema dei fondi europei, ripeto, sarebbe stato interessante sapere quello che pensa di fare, quello che sta facendo sicuramente il governo e il ministro Barca, perché il tema dei fondi europei, come diceva ancora una volta benissimo Mario, è double fast, cioè nel senso che si possono impiegare, ma ce la faremo a impiegare questi fondi europei, e come, in base a quali priorità vogliamo o vuole il governo impiegare i fondi europei, ma se non ce la facciamo, ma perché non riconvertiamo, non so se il termine è esatto Mario, come versamento, diciamo, del nostro debito, come per sostenere, diciamo, il nostro debito, per in qualche modo ridurre il nostro debito. E poi la desertificazione, ultima cosa che secondo me è importantissimo richiamare, la desertificazione che non è solo quella delle imprese, ma è quella delle popolazioni, i giovani che se ne vanno. E qui poi il tema, diciamo, trascende l'economia, perché se parliamo di vivibilità dei giovani che se ne vanno, perché non solo e non tanto, come diceva Mario, perché manca il lavoro, perché le nostre città non sono vivibili, che cosa fare per rendere vivibile il nostro Mezzogiorno, che pure ha aree di vivibilità assoluta? Ma invece parliamo dell'area metropolitana di Napoli, che interventi si possono pensare e si possono attuare
per un recupero urbano, per esempio, delle aree napoletane, delle periferie napoletane, di Scampia, che sono realtà di per sé stesse criminogene. Questi temi dobbiamo pure affrontarli e credo che bisognerà confrontarsi ancora per lungo tempo su questi temi. Intanto io, nel ringraziare ancora Mario e gli altri relatori, vorrei procedere in questo modo. Se ci sono già delle domande, degli interventi brevi, apriamo il dibattito, altrimenti facciamo un altro brevissimo giro di osservazioni da parte dei relatori. Domande, prego. Sono l'ex arrivo del sito portale. Non partire da lontano. Da lontanissimo, potrei dire. E non faccio parte dell'associazione. Per una mia posizione di non per l'associazione in quanto tale. Ho sentito con molta attenzione, perché è la prima volta che vengo a una manifestazione fatta dall'associazione Xalone. E mentre i primi due interventi mi hanno in larghissima e anche in parte il anteprimo e terzo in qualche maniera depresso, l'ultimo, quello di Mario, d'altra parte ci conosciamo sufficientemente, mi ha riaperto un minimo di speranza per la verità. Io volevo sottolineare una sola cosa, perché il mio intervento sarà brevissimo. Ho sentito parlare di economia, perché qua di economia si doveva parlare. E ho sentito con un'enorme attenzione quanto ha dichiarato il dottor Roberti. Non c'è sviluppo senza legalità, non c'è sviluppo senza osservanza delle leggi. Ma io dico, noi siamo all'Istituto Pontale. Questa è la fucina degli educatori e degli educati. Ma di tensione morale nell'interno di queste attività, anche di carattere economico, non se ne parla mai. Si pensa solamente al reddito, si pensa solamente a quanto qua, quanto là. Io vorrei che fosse una qualche considerazione, una qualche osservazione, una qualche riflessione, un qualche indirizzo di maggiore pregnanza, forse non sarebbe indispensabile solo per i giovani, ma anche per noi più anziani, che poi in questi giorni dovremmo pure dare qualche cosa, e che è una linea morale. Grazie. Prego. Buonasera, anch'io sono un ex alunno e tra l'altro curiosamente insegno sviluppo sostenibile alla Sapienza. Quindi è un argomento che mi ha interessato e d'altro canto significa che c'è una sensibilità dell'università su questi temi. Quello che vorrei attirare l'attenzione della nostra, di tutti questi interventi, è che in realtà il Mezzogiorno si trova in una situazione, anche l'Italia, avvantaggiata rispetto ad altri paesi. Perché? E questo sembrerebbe strano. Perché noi abbiamo un livello di inefficienza estremamente alto, sanato il quale si potrebbero trovare notevolissime risorse. Noi abbiamo un'inefficienza amministrativa, come si diceva, per riuscire ad avere un permesso, dove in alcuni paesi ci vogliono 6 mesi, in questo paese, in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno, 2 anni, quando va bene. La tempestività del giudicato di cui abbiamo sentito, che è naturalmente un disincentivo a venire in un paese in cui non c'è una rapida certezza del diritto. Le occasioni mancate, abbiamo sentito tutti questi progetti, ma noi abbiamo a Napoli specificatamente un progetto che sta da 25 anni e di cui non ho sentito parlare, Bagnoli, l'occasione perduta di Napoli di produrre posti di lavoro, di produrre tasse, di produrre sopravvivenza del comune. A questo punto, da tutta questa inefficienza, che cosa deriva? Deriva che una massa di persone vivono di questa economia emergenziale, di questa inefficienza.
perché tutta questa forza di attività naturalmente si alimenta di che cosa? Anche della corruzione. Il che significa che abbiamo nel nostro paese, particolarmente nel Mezzogiorno, una inerzia di persone che sono contrarie all'efficienza, alla razionalità, perché questo porterebbe a una diminuzione dei loro incassi,